Questo programma è offerto da Buonasera cari telespettatori di Prima TV e ben ritrovati con Notte Ritiro. Oggi si è concluso il quinto giorno degli allenamenti dell'US Avellino, un pomeriggio dedicato alla prima gara amichevole tra l'Avellino e la formazione del Napoli Primavera, con la vittoria dell'US Avellino ottenuta per 3-0. Però prima di andare a analizzare la partita nello specifico e sentire anche dei brevi spezzoni dei post-gara di Braghi e di Somma, diamo il benvenuto al nostro ospite di stasera, Gianluca Amatucci. Buonasera, buonasera Michelangelo, un saluto ai vostri telespettatori sintonizzati su Prima TV tra le nostre, grazie per l'invito. Gianluca, allora ascolta, in prima uscita stagionale, solitamente in questi match è difficile già cominciare a tirare le somme, però si è visto comunque un buon Avellino, un po' sulle gambe, però dopo 5 giorni di ritiro è anche normale che sia così un po' la condizione del gruppo squadra. Assolutamente, considera che fino a qualche settimana fa noi eravamo qui impegnati in telecronaca insieme a Leonardo Davenia, parlavamo dei playoff, quindi sembra quasi strano che il circo si sia, come dire, rimesso in moto, rimesso in movimento. Il calcio è velocissimo, non c'è tempo per fermarsi, il tempo soltanto di rimpiangere qualcosina rispetto alla scorsa stagione, sicuramente che le squadre sono di nuovo in campo. Oggi la prima amichevole e quindi sicuramente un primo interessante test, ma sempre di test interessante trattasi, al di là del discorso atletico che non possiamo valutare dopo 5 giorni di ritiro, siamo praticamente all'inizio. Come dicevi benissimamente tu, è anche una questione di riscatto rispetto a come si è conclusa la prossima stagione e le motivazioni su cui si dovrà costruire la prossima dell'US Avellino, però intanto possiamo andare già in collegamento da Roccaraso con il collega Pellegrino Marciano. Buonasera Pellegrino. Buonasera Michelangelo, a te, ovviamente al caro Gianluca Amatucci e ai nostri telespettatori. Test che i telespettatori hanno potuto seguire ovviamente su Prima TV in esclusiva, un test importante per mettere benzina nelle gambe, per cominciare ad oleare i meccanismi, per cominciare a provare il 4-3-1-2 nel primo tempo e il 3-5-2 nel secondo tempo, per permettere ai nuovi arrivati, ed altri ce ne saranno, di cominciare ad ambientarsi con un gruppo già abbastanza solido, compatto e soprattutto sereno come quello biancoverde di Mister Braglia. Un match questo qua fondamentale per cominciare a provare un po' gli schemi di gioco che sono stati analizzati durante la settimana in questi primi giorni di ritiro. Abbiamo visto due formazioni, Gianluca, da parte dell'US Avellino. Nel primo tempo la squadra di Braghi è scesa appunto con il 4-3-1-2 con De Francesco nel ruolo di trequartista, successivamente un cambio, un ritorno alle origini, mettiamolo in questi termini, il 3-5-2 con un De Francesco che da mezzo alla sinistra ha fatto bene trovando anche la rete, magari nel primo tempo non aveva convinto tantissimo in quel ruolo, però è anche troppo presto per poterlo giudicare. Come hai detto tu giustamente, 4-3-1-2 il modulo adottato dal tecnico, da Piero Braglia, che poi è cambiato anche in un 3-5-2. Il campionato è lungo, quello che ci attende, come quello della scorsa stagione d'altronde, quindi è importantissimo tentare anche sortite differenti e, come diceva il tecnico nel dopogara, la squadra è stanca, sicuramente tanto lavoro in questi giorni iniziali, però diceva Braglia, poi lo sentiremo anche in uno stralcio, sicuramente vado alla ricerca come allenatore di una qualità di gioco migliore rispetto alla scorsa stagione. Cioè Braglia dice: io voglio la praticità,
voglio fare risultato, così come è successo anche l'anno scorso, però migliorare qualitativamente il gioco, provando ad utilizzare, quale allenatore non lo vorrebbe, anche e soprattutto le corsie laterali, con dei terzini fluidificanti, così come amo definirli io, quelli di un tempo, quelli che correvano e mettevano la palla in mezzo, insomma magari anche con i pieni buoni, ultimissimi in casa Avellino, ricordo un Davide Zappacosta e qualcun altro, insomma, esatto. Elementi di questo tipo che abbiamo la possibilità di creare pericoli soprattutto dalle corsie. Dopo devo fare una domanda anche a Pellegrino, prego, il vostro ottimo inviato. Pellegrino, buonasera. Ciao, ciao Gianluca, buonasera. Ne approfitto rapidamente, visto che sei sul campo, lo possiamo dire, o a qualche metro di distanza dal campo, mi interessa sapere, come inviato di Prima TV Tele Nostra, che sensazioni hai avuto in questi 5 giorni iniziali di ritiro, non quelle sulla partita, ma proprio sull'ambiente e anche su un gruppetto di tifosi che sta seguendo la squadra. Insomma, che clima si respira in casa Avellino, anche se siamo soltanto all'inizio, e ne approfitto per fare i complimenti a Prima TV Tele Nostra, che ha deciso di seguire 24 ore su 24 il ritiro dell'Avellino a Roccaraso. Beh, innanzitutto ti ringrazio Gianluca. Beh, lo abbiamo detto nel corso di queste nostre dirette a partire dalle 8:30 del mattino col Buongiorno Ritiro, si respira un clima di serenità, di armonia, di un gruppo ben consolidato, di un gruppo che non è stato sfasciato dal calciomercato, almeno fino a questo momento, e ci auguriamo che si continui così, anzi è stato puntellato con elementi importanti anche a livello caratteriale, uno su tutti Gennaro Scognamiglio, che sarà uno dei leader dello spogliatoio, che ha grandissima esperienza. Abbiamo visto anche un mister Braglia molto sereno, molto pacato, sorridente anche con noi giornalisti e non solo, anche con i suoi calciatori. Avete visto l'abbraccio con Carriero, avete visto insomma vari siparietti, avete visto anche il direttore sportivo Salvatore Di Somma calciare i rigori con Pasquale Pani e giocarsi il caffè. Insomma, il ritiro dell'Avellino procede nel migliore dei modi, è così che dovrebbe essere secondo me un ritiro per cominciare al meglio, innanzitutto a livello mentale, perché lo sappiamo che se non c'è la testa le gambe girano poco, soprattutto poi quando sono appesantite dai carichi di lavoro, come sta facendo l'Avellino in questi primi giorni, ma è normale che sia così agli ordini dei due preparatori atletici, e questo va detto. Vito Barberi è la nuova figura, che è Francesco Capistrano, che ha lavorato con mister Braglia a Castellammare di Stabia, quindi anche un elemento nuovo nello staff tecnico, e credo che sia importante anche questo, respirare un clima di serenità e di armonia nello spogliatoio di un gruppo che ha fatto del gruppo la sua forza già nella passata stagione. Sappiamo bene che l'importanza del gruppo è fondamentale, abbiamo visto anche negli europei talvolta il carattere, tutte queste dinamiche vanno, come dire, a colmare magari un gap tecnico. Noi abbiamo iniziato con l'Avellino, Michelangelo, e poi ci siamo ritrovati con gli europei. Speravamo di continuare quest'anno, quest'estate, a parlare dell'Avellino per qualche altra settimana. Purtroppo i ragazzi non sono riusciti a compiere quella che io definisco comunque un'impresa in un girone di Serie C, di Lega Pro, con i playoff che erano così lunghi e difficili, e quindi non siamo riusciti, dicevo, a raccontare attraverso le nostre telecronache anche il cammino dell'Avellino. Sono rimasti gli europei, comunque abbiamo vissuto una bellissima esperienza grazie alla Nazionale di Mancini, però come detto, vedi, alla mia sinistra c'è già un'immagine ed è quella relativa alla partita amichevole dell'Avellino. Si torna a parlare dell'Avellino, ne avevamo bisogno e ne avevamo soprattutto voglia per la nostra provincia e per tutti i tifosi. Assolutamente, anche se non si smette mai di parlare di Avellino, perché durante gli europei le attenzioni erano concentrate sul calciomercato, anche se è partita a rilento. Però ritorniamo un po' sulla gara di quest'oggi, andiamo un po', stiamo vedendo qui le immagini salienti della gara di quest'oggi. Oggi è comunque bene ribadire i marcatori, ha segnato Mastalli al 31esimo nel primo tempo, nel secondo tempo avvengono i 2 gol con De Francesco e Messina che ha fatto una buona partita nel secondo tempo quando subentrato con tanti colpi di testa, ha messo in difficoltà la difesa, ma quello che conta più che altro è la prestazione del giocatore, il fatto che si è fatto vedere. Ma volevo collegarmi un attimo con te Pellegrino, perché i tifosi, ho letto tanto i social in queste ore, erano preoccupati per le condizioni di Alloa e Carriero, è bene ribadire che si tratta soltanto di un riposo precauzionale per i 2 giocatori. Sì, assolutamente sì, era già programmato quello di Peppe Carriero, che già ieri pomeriggio non ha svolto la seduta di allenamento, è rimasto a riposo questa mattina, è rimasto a riposo questo pomeriggio. Giusto che sia così, giusto non forzare i tempi e gli allenamenti per giocatori importanti per mister Braglia. Per Alò invece scopo precauzionale, qualche leggero affaticamento muscolare che ci può stare, perché ricordiamo che l'Avellino sta lavorando tanto e sodo anche sulla sabbia, insomma carichi di lavoro importanti, soprattutto poi nei primi giorni di ritiro.
io dopo le vacanze, quindi è normale, fisiologico che sia così. Parlavate di Antonio Messina, ci ha fatto una buona impressione, un animale d'area di rigore, uno stacco di testa che è uno dei suoi pezzi pregiati, di un repertorio che comunque secondo me può essere molto ampio, perché è un classico centravanti, ma non è il centravanti vecchio stampo di cui so che Gianluca Matucci è innamorato, ma credo che sia un attaccante anche moderno, no? Che sa usare bene i piedi, ha tecnica nei piedi, quindi è un classe 2000 e credo che vada aspettato. Mister Braglia, sappiamo, non ama aspettare tanto i giovani, ma Messina sta facendo già capire che ha delle doti importanti, sta lanciando già segnali, perché già nelle partitelle in questi giorni è andato a segno sempre di testa, quindi è un giocatore che va monitorato e credo che possa dare qualche soddisfazione al direttore di somma, che l'ha voluto fortemente e che l'ha visionato in prima persona. C'è da dire che a proposito dell'amichevole di oggi, l'Avellino, nonostante le gambe pesanti, si è trovato di fronte una signora squadra, anche se parliamo della Primavera 1, si tratta del Napoli, no? Di mister Frustalupi, storico vice di Sarri, un Napoli che ha nel suo responsabile del settore giovanile Gianluca Grava, che è un calciatore che ha giocato ad alti livelli nel nostro campionato, quindi ha anche degli elementi molto importanti, tra tutti il capitano Costanzo, che è un 2002, e l'attaccante Giuseppe Ambrosino, classe 2003, che ha dato del filo da torcere ai difensori rocciosi dell'Avellino, quindi non era un test molto semplice, e posso dire che mister Braglia si può definire soddisfatto per questa prima sgambata. Assolutamente, si può definire soddisfatto, tra poco andremo ad ascoltare le sue parole, intanto come sempre in ogni mia diretta vola il consueto tappo della penna, però al tempo stesso volevo collegarmi un poco sull'aspetto della staffetta fra Mignanelli e Tito. Tito quest'oggi, quando è subentrato, si è resa subito protagonista di questa partita con degli ottimi assist sulla sinistra, ha dato problemi comunque alla difesa giovane del Napoli ed anche parte sua, se non erro, che nasce il cross sulla testa di Messina, quindi possiamo dire comunque c'è una certezza in questa squadra lì sulla corsia di sinistra, che è Tito, e ne vedremo delle belle con Mignanelli comunque come staffetta. Sicuramente sì, però tu hai usato un termine più che esatto, perfetto, quando hai parlato di staffetta. Tito non è riuscito per tutta la stagione ad essere al top, lo abbiamo visto, almeno l'ho visto, ritengo io, e l'ho visto soprattutto purtroppo in fase playoff, non era quel calciatore pimpante che spinge sulla corsia, che riesce a dare il massimo, almeno per quanto mi riguarda avrei voluto vedere un Tito veramente a mille, al top anche nei playoff, ma questo è un mio, tra virgolette, giudizio personale. La staffetta con Mignanelli, ci ritorno subito, perché è importantissimo per un tecnico avere a disposizione due elementi similari che diano lo stesso apporto in una squadra, anche sotto profilo tattico e dell'esperienza, e che possano sicuramente dar manforte a questo gruppo. C'è da dire che ci sono sei nuovi arrivi, ne stavamo parlando prima della trasmissione: Sbraga, Mastalli, Matera, Mignanelli, Scognamiglio, una vecchia conoscenza, e poi, come dicevi tu Antonio, Messina, classe 2000. Sarà interessante anche per il collega, l'ottimo e valente inviato Pellegrino Marciano, provare a parlare anche col tecnico Braglia e chiedergli un commento su questi sei volti nuovi. Ovviamente non adesso, che siamo soltanto all'inizio di questo ritiro, ma per capire anche il tecnico toscano come valuta questi nuovi arrivi. Sì, ha sottolineato che Messina non lo conosceva, però gli sta dando fiducia per provarlo, lui lo valuterà in base a un po' come si andrà ad esprimere in questo sotto il piano atletico. Il ritiro è importantissimo, sì. Non lo dico io ovviamente, sotto gli occhi di tutti, ma anche l'affiatamento, quella famosa amalgama che piano piano viene fuori con la prova e la riprova, anche ossequiosa in taluni casi, ma va fatta di schemi, tattica e movimenti, e il ritiro serve anche a questo, per capire quali sono i calciatori più predisposti a utilizzare tecnicamente una giocata oppure un ruolo del campo. De Francesco, ha parlato anche De Francesco, sì. Io per quanto riguarda i playoff il mio 8 in pagella lo lascio assolutamente per De Francesco, per quello che ci ha fatto vedere nel corso delle gare in cui è stato impegnato, anche quando è entrato a gara iniziata. Dispiace il problema Covid, il problema fisico nel corso di tutto il campionato o buona parte del campionato, e quindi gli ispezioni di gara o il poco spazio che ha trovato in questa squadra, vuoi tatticamente, vuoi per i problemi che elencava lo stesso centrocampista. Però un De Francesco a pieno servizio in questo Avellino io ce lo vedrei abbastanza bene. E allora, se siamo pronti, andiamo ad ascoltare un attimo le parole di mister Piero Braglia al termine dell'amichevole giocato contro il Napoli Primavera. Di ritiro, insomma, che Avellino ha trovato? Come ha trovato i ragazzi? In quale condizione? Sono stanchi, si vede, è normale che sia così. Poi nessuno poteva chiedere niente in una partita del genere.
non abbiamo fatto niente, non abbiamo ancora iniziato a preparare le cose. È chiaro che non potevi aspettarti grandi cose, però l'impegno c'è stato, a me mi interessa quello, la voglia anche. Abbiamo tanto lavoro che ci aspetta, perciò bisogna prendere il fatto che non è successo niente a nessuno, che si sono allenati, che hanno messo quasi un tempo per uno nelle gambe, a parte due o tre che hanno fatto qualcosina in più. Cioè, io sono contento che non è successo niente, domani continuiamo a lavorare e andiamo avanti nel nostro percorso. Mister, buonasera, ben trovato. Volevo chiederle, rispetto alla scorsa estate, ovviamente questo è un altro Avellino che parte da un zoccolo molto duro e questo davvero è un vantaggio non di poco conto per preparare il campionato. Quindi davvero mancano solo gli attaccanti, tra virgolette solo, però è un buon punto di partenza. E poi le volevo chiedere di questo confronto che c'è stato alla fine con qualche rappresentante del tifo organizzato. No, questo io proprio ero già dentro, onestamente non me ne sono nemmeno accorto. Questa è un'altra Avellino sicuramente, perché ha a disposizione già oggi 24 giocatori, compreso un ragazzino come Capone. Perlomeno ti permette di lavorare, ti permette di verificare le tue idee, se vanno bene o se vanno male, perché poi è sempre il campo che decide se va bene o se va male le cose che vogliamo fare. È chiaro che c'è molta più soddisfazione fare un ritiro così che farlo come l'anno scorso, dove c'era una desolazione autentica, perché se erano 5... 5 più 5 uno dello staff, le partitine si potevano fare solo in quella maniera, perciò dobbiamo portare avanti questo tipo di lavoro e verificare bene certe situazioni, dobbiamo essere bravi a decifrare le nostre cose per quello che riusciamo a vedere, specialmente in queste partite che andremo a fare, e poi andare avanti, come sempre. Buonasera. Abbiamo visto due Avellino con due sistemi di gioco diversi. Sì. Sono due tracce su cui sta lavorando, naturalmente. Io onestamente. Nelle prossime settimane. Nel senso, sì, nelle prossime... No, finora abbiamo fatto tre situazioni di gioco nel 4-3-1-2, 3-5-2 l'abbiamo fatto perché ci è venuto a mancare due giocatori, Aloy e Carriero, sennò tutte e due le squadre erano schierate 4-3-1-2. Anche perché se vogliamo portare avanti un certo discorso, il 3-5-2, la base di questa squadra ce l'ha nella testa, vediamo se riusciamo a migliorarci anche come qualità di gioco o come situazioni. A me mi piace anche vedere terzini che scenda, mi piace anche vedere rischiare qualcosa in più, creare qualcosa in più. La squadra l'anno scorso era molto tosta, molto decisa, molto, però al limite qualche partita non è che eravamo proprio bellissimi. Vediamo se riusciamo a fare risultati giocando anche meglio a calcio. Bene, allora se dovessimo utilizzare un hashtag come ha fatto l'Avellino nelle sue campagne social, potremmo parlare di sperimentazione di questo ritiro, anche delle parole di Braglia riguardo il modulo che verrà attuato. Sicuramente sì, però dalle parole di Braglia sicuramente avrai captato anche una vena, come per dire, più concreta e più convinta rispetto all'anno scorso di questi periodi, perché il tecnico ha voluto ricordare che l'anno scorso la situazione in quanto ad elementi a disposizione dell'Avellino, vero che si ripartiva quasi dallo zero, però è stato un reset, si ripartiva con 4-5 elementi, diceva nemmeno la partitella 5 contro 5, adesso c'è un'ossatura e questa è la prima vera buona notizia. Rispetto alla scorsa stagione, l'Avellino oggi è una squadra, ha dei meccanismi ben rodati, il presidente, l'amministratore, la famiglia D'Agostino hanno deciso di puntare ancora una volta sul duo Braglia di Somma. Non sappiamo che cosa accadrà fino alla fine del prossimo campionato, però avere certezze, dare garanzie e soprattutto aver scommesso ancora una volta su questa coppia tra il direttore e il mister, il tecnico, può essere sicuramente un elemento positivo per questo Avellino. Poi consentimi, dico la mia come sempre in maniera spassionata, se si vuole vincere un campionato si fa una squadra per vincere il campionato. Assolutamente, in questo momento la stiamo vedendo questa costruzione, questi sei elementi, una squadra puntellata, ovviamente c'è attesa per gli acquisti in avanti perché l'Avellino necessita di giocatori offensivi. Ma quella di stasera è una... Io ho l'impressione di un Braglia che è in fiducia anche nei confronti di Santagnello, vedendo un po' anche gli atteggiamenti in campo durante gli allenamenti. Però volevo collegarmi di nuovo con Pellegrino Marciano, volevo chiederti un po' che impressione ti hanno fatto Dossena e Scognamiglio in difesa successivamente. Anche le parole del tecnico Braglia su Scognamiglio.
Ma sicuramente guai a chi ci capita. Nel senso che a livello fisico sono davvero due corazzieri. Dossena sicuramente un po' più slanciato, Scognamillo parte tutto, lo diciamo proprio nel senso tecnico del ritiro, deve perdere forse qualche chilo, ma è come è fisiologico per tanti calciatori che sono grossi di costituzione. Ecco, però è un giocatore di grande esperienza, l'abbiamo visto giocare con estrema tranquillità nel secondo tempo e dare la palla ai compagni con grande semplicità, con grande personalità, dava già indicazioni ai suoi compagni di reparto, soprattutto nell'area avversaria sui calci d'angolo, quindi insomma è un leader in campo e fuori dal campo. Per quanto riguarda Dossena, è un classe 98, è dell'Avellino, è patrimonio dell'Avellino, ha un triennale, sappiamo che alla fine della stagione che comincerà adesso l'Atalanta potrebbe riscattarlo e quindi è tutto interesse dell'Avellino valorizzare un giocatore forte comunque per la Serie C, un giocatore che ha già fatto la Serie B e che forse strutturalmente sarebbe già pronto per il campionato cadetto. Parlavi di Santagnello, io credo che mister Braglia, dall'alto della sua grande esperienza, ha l'obbligo e il dovere morale e tecnico di credere sui calciatori che trova qui in ritiro. Ovviamente Santagnello e Bernardotto sono qui e mister Braglia, siamo convinti, lavorerà al 100% con Santagnello e Bernardotto come parte integrante della rosa. Se poi dovessero andare via nel mercato che si concluderà il 31 di agosto, come tutti immaginiamo, è inutile nasconderlo, poi si faranno altre valutazioni, ma fino a quando saranno bianco-verdi mister Braglia ovviamente li valuterà come si deve e punterà, li farà sentire importanti e al centro del progetto. Pellegrino, una battuta velocissima, hai già pensato il soprannome di Scognamici in vista della prossima stagione? No, aspetto ovviamente di fare quel famoso briefing con te, no? Come abbiamo fatto nella passata stagione, perché ci sono alcuni calciatori nuovi e bisogna sedersi un po' a tavola, la lista è già pronta, poi li sceglieremo ovviamente insieme. Tra l'altro ha avuto molto successo questa cosa, quindi ci fa piacere riproporla sicuramente a noi di Prima TV. Certo non sarà difficile, no? Trovare un soprannome a Scognamiglio. Davvero guarda, grosso, cioè, fa davvero paura agli avversari. Questo fatto di sedervi a tavola con siamo questo lì. Briefing mi sa tanto di un qualcosa di culinario, quindi potrebbe venire fuori anche qualche nome legato, non lo so, alle bistecche. Perché vi vedo abbastanza pronti. Sul piatto, lanciati. Pellegrino. Assolutamente sì. Sì, volevo farti solo una domanda. Aspettiamo, sì, la metà di agosto più o meno. Volevo farti una domanda rapidissima, uscire un attimino dal discorso ritiro, dal discorso anche amichevole, ricordando, come dicevate voi, questo 3-0 sulla primavera del Napoli, che sicuramente dà morale e dà la possibilità di iniziare a vedere in campo come si muove questa nuova squadra con quattro elementi tra gli 11 nuovi arrivi per l'Avellino. Sbraga, Vastalli, Matera e Mignanelli. Voglio uscire un attimo da questo campo e mettermi un po' in una zona più minata e chiedere a te e poi ovviamente all'ottimo Michelangelo Freda, facendo un passettino indietro, al di là del ritiro e del discorso che siamo solo all'inizio, cosa è mancato all'Avellino nella scorsa, appena trascorsa stagione, per fare il salto di qualità? Faccio rispondere prima Pellegrino perché è in collegamento. Dai Pella. In due parole. Ma sicuramente le alternative, Gianluca, le alternative, cosa che quest'anno invece hai trovato e le hai trovate anche importanti. L'hai detto tu prima, Tito ha giocato tutta la stagione, per fortuna che non ha avuto infortuni, altrimenti sulla fascia di sinistra non so chi potesse giocare, perché Joel Baray è arrivato a gennaio ma non si è praticamente mai visto. Quindi avere quest'anno invece tanti centrali difensivi, avere Mignanelli sulla sinistra come alternativa a Tito o viceversa, quindi hai una catena di sinistra forte e valida in entrambi gli elementi, avere Matera in panchina, che è un jolly, è uno che batte i calci piazzati, è uno che puoi mettere davanti alla difesa come ha fatto oggi mister Braglia, secondo me è tanta roba. E poi volevo dire una cosa, perdonatemi, volevo aggiungere che tra i punti di forza dell'Avellino di quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è che si svolge un ritiro completo, perché l'anno scorso, esatto, ricordiamoci che a Sturno c'erano solamente i ragazzi, è arrivato Francesco Forte, è arrivato Mirko Miceli, c'era Laezza, e Bernardotto insieme a Ciancio, insomma erano 6-7 gli elementi della rosa che erano in ritiro a Sturno presenti, e tanti calciatori che sono arrivati dopo, vedi Maniero, vedi De Francesco, non hanno svolto un ritiro, e io credo che questo sia molto 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 importante nell'economia di una stagione. Allora, le premesse ci sono tutte, perché l'anno scorso mancava, lo abbiamo detto anche noi,
proprio il materiale umano su cui lavorare all'inizio, anzi Braia si era pure un po' incazzato, lo possiamo dire l'anno scorso. Sì, possiamo utilizzarlo questo tempo. Era abbastanza adirato rispetto a questa situazione, infatti lo ha ricordato, l'anno scorso abbiamo iniziato in 5. Allora, quest'anno si è partiti col piede giusto, sono arrivati gli elementi, ci sono i ricambi, mi trovo pienamente d'accordo Pellegrino nel discorso e nella domanda che pongo anche a te. L'anno scorso sono mancati i ricambi, ma soprattutto, nessuno me ne voglia, è mancata anche la qualità sotto il piano tecnico, tattico, per le giocate e per l'impostazione di mister Braia. Non so se sei d'accordo. No, io sono d'accordo su metà fra entrambi, perché sono d'accordo sulle alternative, che mancavano alternative, ma soprattutto alternative di carattere, perché nel momento in cui ti sono venuti a mancare Ciancio e Carriero, secondo me lì è mancata proprio una grinta in campo. Un po' di esperienza, un po' di esperienza. Invece le alternative ci sono, è una squadra ben puntellata, poi ovviamente adesso in questo momento stiamo parlando, uso un termine corretto, di fantacalcio, nel senso adesso dobbiamo vedere la messa in campo di questa squadra, oggi no, il primo test amichevole. Il 95% dei tifosi dell'Avellino non sa ancora Mastalli, Sbraglia, Mignanelli, come hanno giocato oggi, dove hanno giocato. Sì, bisogna dare il tempo, solitamente quando inizia il campionato io sono dell'opinione si deve valutare la squadra nelle prime Se posso aggiungere giornate. Una cosa? Più che altro mancava, perdonami Pellegrino e concludo, è mancato, l'abbiamo ribadito più volte, il peso offensivo, perché ti sono venuti a mancare gol e fantasia in avanti. Ed è quello che adesso invece l'Avellino deve rimediare, perché è stato puntellato la difesa, puntellato il centrocampo, l'attacco. Adesso dobbiamo valutare le uscite, ma soprattutto valutare le entrate, perché vanno portati i giocatori che sia possono fare numero e dare il proprio aiuto nel quarto d'ora, 20 minuti finale, come può essere un 39enne / 40enne. Al tempo stesso bisogna trovare quella fantasia, quell'energia in più che ti può dare quel carattere che ti è venuto a mancare in avanti. Parliamoci chiaramente, talvolta all'Avellino quello che è servito è stato proprio il peso, il carattere dell'attaccante che dal cilindro ti trovava il gol. Vai Pellegrino, perdonami. Sì, no, volevo dire una cosa. Io sono d'accordissimo sul fatto che è mancata la qualità, l'hanno detto tutti, in primis la società e il mister, quindi d'accordissimo su questo. Però intanto senza la qualità, permettetemi di dirlo, siamo arrivati a giocarcela lì. Quindi magari se avessi avuto qualche alternativa in più, anche senza la qualità, con una squadra tosta, una corazzata, uno spogliatoio unito, potevi arrivare a giocartela anche in finale e fare qualcosina di più. Premesso, appunto, ripeto, che la qualità mancava, che la qualità serve, che la qualità la squadra la sta trovando negli elementi che stanno arrivando. Volevo aggiungere poi che non dimentichiamoci che chi come Scognamiglio, Dossena, Sbraga, Bernardotto, Messina ha una struttura fisica importante, avrà bisogno di un po' di tempo in più per entrare in condizione. Quindi almeno da questi calciatori qui non ci aspettiamo subito il passo veloce, la reattività, la lucidità, soprattutto nelle gambe o anche nella testa, perché sappiamo che chi ha una struttura fisica importante, Gianluca ovviamente lo sa meglio di noi, che ha molta più esperienza di noi su questo campo, farà un pochino più di fatica. Quindi volevo dire semplicemente questo, occhio ad esprimere giudizi, lo dico in generale ovviamente, su quei calciatori che hanno una struttura importante e che hanno fisiologicamente bisogno di un pizzico di tempo in più rispetto a non so, Mastalli, Tito, Matera, calciatori un po' più brevi linee, bassini, insomma, con un fisico più minuto. Esprimere già dei giudizi sulla prima apparizione stagionale dei Lupi, calcolando che sono soltanto 5 giorni di ritiro e adesso si deve entrare nella condizione fisica, ribadiamo, soltanto dopo le prime gare ufficiali di Coppa Italia. Ci e siamo a parer trovati. Mio 5 giornate di campionato ti diranno. Ci siamo trovati d'accordo sul discorso che facevo prima e sulla domanda che avevo posto e che mi ero automaticamente già posto tempo fa, il discorso di quello che è mancato all'Avellino, il fatto che stiano arrivando altri elementi di qualità anche come alternative. È un buon segnale anche questo, al di là dell'inizio del ritiro, perché Michelangelo vuol dire che anche la società ha tratto sicuramente tesoro dell'esperienza fatta nella scorsa stagione. Bisogna quindi adesso assolutamente. Intanto andiamo ad ascoltare, ritorniamo alla gara di oggi, andiamo ad ascoltare le parole di Alberto De Francesco in conferenza stampa. Sì, stiamo lavorando, abbiamo iniziato pochi giorni, è sempre bello tornare a lavorare tutti insieme. Siamo un bel gruppo, ci divertiamo, lavoriamo bene, oggi è stata la prima amichevole, iniziamo a capire cosa vuole il mister, anche se le sue proposte le conosciamo bene, quindi siamo contenti di essere tornati a lavorare tutti insieme e continuiamo così. De Francesco nel ruolo naturale, primo tempo? Diciamo che può essere ruolo naturale, sì, un po' più libero. Anche se comunque non è, come prima uscita non è stato facile trovare la posizione, la prima partita che facciamo, che proviamo così quest'anno, comunque sicuramente
un ruolo un po' più libero, un po' più dove posso fare la giocata, però sicuramente il calciatore sta sempre a disposizione del mister e per il bene della squadra. No, sicuramente partire da ritiro col mister e con tutta la squadra è importantissimo, e voglio star bene, ho lavorato anche prima di venire qui perché l'anno scorso ho sofferto un po' infortunio muscolare, anche il Covid poi che mi ha buttato un po' giù. Quest'anno voglio curare tutto nei minimi dettagli per stare sempre bene, sempre a disposizione, per mettere in difficoltà il mister per sicuramente fare meglio, perché secondo me posso fare molto molto di più. L'obiettivo è chiaro, di fare meglio della scorsa stagione, noi lavoriamo per questo, la squadra è forte, la società sta cercando di migliorarla e noi ogni volta dobbiamo pensare a quello che è il nostro mestiere, ovvero scendere in campo ogni allenamento della settimana per cercare di migliorare e fare sempre meglio e poi di giocare partita per partita appunto per portare a casa i 3 punti. Perfetto, io voglio iniziare subito, mi hanno colpito le parole di De Francesco quando ha detto, a rispondere alla domanda sul ruolo del trequartista, ha utilizzato il condizionale, può essere il mio ruolo naturale. Questa parolina, questo condizionale utilizzato, non so se è stato un errore, mettiamola così, no, in quel momento, o immagino... è una voglia di giocare e quindi... Ma De Francesco vuole giocare, tecnicamente l'abbiamo visto soprattutto nei playoff, ti dicevo, quando ha giocato anche a partita iniziale o quando il tecnico Braia gli ha dato fiducia sin dall'inizio, a me è piaciuto, ha svolto appieno il ruolo che gli aveva assegnato l'allenatore. De Francesco vuole giocare come qualsiasi calciatore, vorrebbe sempre la maglia serio, da titolare, molto serio, molto educato, molto serio anche in campo, assolutamente, e penso che sicuramente potrà dare tanto all'Avellino di quest'anno. Altre due parole mi hanno colpito, tra virgolette, o meglio le ho attenzionate e le ho conservate un po' in testa per parlarne 2 secondi con te, della intervista realizzata con De Francesco, della sua conferenza stampa che i vostri tecnici hanno intelligentemente ridotto un po' in sintesi all'osso. La parola Covid e la parola noie fisiche, perché sono due argomenti che anche in questa stagione potrebbero essere protagonisti, ma non nell'Avellino Calcio, in tutto il panorama calcistico. Auguriamoci intanto che per il Covid non ci siano più casi, anche se stanno impazzendo con nessuno, però anche in Lega Pro, anche in Lega Pro e nel panorama del calcio non ce ne siano. Oltre a questo, noie fisiche, noie muscolari, purtroppo quelle ci sono un po' in tutte le squadre, però in un campionato lungo con campi pesanti e difficile come quello di Serie C, auguriamoci che l'Avellino ne soffra poco quest'anno, sia da un aspetto che dall'altro, perché abbiamo pagato dazio come squadra, come gruppo nella scorsa stagione. Pellegrino, volevo collegarmi un po' con te perché abbiamo visto anche di nuovo in campo Marco Silvestri. Che centrocampo ti è sembrato quello là dell'Avellino questo pomeriggio, sia nel primo tempo sia nel secondo tempo, con i due aspetti, con i due cambi di modulo? Ma guarda, insomma, noi vogliamo essere positivi e vogliamo incoraggiare tutti, nel senso che non siamo qui per esprimere giudizio, per decidere chi va e chi viene, però... è risaputo, insomma, che Marco Silvestri già a gennaio doveva andare via, non si è mosso, insomma, non ha trovato la destinazione a lui gradita. Io penso che Braglia sicuramente lo coinvolge e lo coinvolgerà, però non credo faccia parte dei piani dell'US Avellino 2021-2022, quindi mi aspetto, insomma, che la sua valigia, che è già pronta, sia poi destinata ad aprirsi altrove. Sicuramente è da monitorare Antonio Matera, che ha vissuto la fascia di capitano nella Cavese, è un ragazzo sicuramente di temperamento, lo puoi mettere ovunque. Braglia l'ha utilizzato davanti alla difesa anche perché non c'era Salvatore Aloi oggi, però è un calciatore che batte anche le punizioni, i calci d'angoli, quindi può essere una pedina importante per lo scacchiere di Braglia, può essere un elemento in più, un elemento che non avevi l'anno scorso, quindi attenzione anche a questo profilo. Il mercato ci regalerà 2 centravanti più una mezza punta, però per ricollegarmi al ragionamento che facevate voi giustamente su Alberto De Francesco, e faccio un altro passo indietro ripetendo quello che ho detto prima: De Francesco è un calciatore che l'anno scorso non ha fatto ritiro, è un calciatore che ha avuto un problema muscolare che lo ha tenuto fermo 1 mese e mezzo circa, un infortunio muscolare piuttosto serio, un calciatore che ha avuto problemi, insomma, di Covid come un po' tutta la squadra, quindi non ha potuto esprimersi al meglio, cioè in pratica non c'erano proprio le condizioni, no, mi verrebbe da dire, per esprimersi al meglio. Quest'anno svolge un ritiro completo, speriamo non ci siano problemi muscolari, però vi giro una domanda anche un po' provocatoria. Vai. Alla piazza, trovatemi 3-4 trequartisti puri
trequartisti puri intendo, non iniziamo ad adattare calciatori, trequartisti puri più forti di De Francesco in Serie C, che abbiano maggiore qualità o maggiore tecnica nei piedi rispetto ad Alberto De Francesco, che abbiano un tiro migliore di Alberto De Francesco e ce l'ha fatto vedere oggi, io penso che sia difficile trovarli, ci sono alcuni nomi importanti, ma penso che lavorandoci nel ritiro, nelle prime partite della stagione, penso che Alberto De Francesco possa rivelarsi un calciatore molto importante dal punto di vista della qualità. Quindi attenzione. Sì, assolutamente. Diciamo qualcuno c'era, diciamo accostato anche l'Avellino, poi non sappiamo bene l'evolversi della trattativa, però ti do ragione, diciamo il trequartista un po' manca. Infatti ho detto tre o quattro. Aggiungo. Sì, infatti 3-4 l'hai detto, io ne ho soltanto uno o due in mente. Ha pienamente ragione Pellegrino, aggiungo, lui ha detto qualità e tecnica, io aggiungo Pellegrino intelligenza tattica, perché quando ti parlavo del compito svolto, non è il compitino svolto così da casa da parte di Alberto De Francesco, ma il compito fatto bene, così come gli aveva chiesto il mister Braglia nei playoff, e quindi ti do pienamente ragione su qualità e tecnica, ma aggiungo anche intelligenza. Gianluca, volevo fare una domanda prima di come dire, staccare la linea con Pellegrino. Fabio Marano ci scrive: non credete che manchi un play puro? Allora i Matera sono adattati. Giro a Pellegrino questa domanda. Un play puro, ok. Beh, allora, giocare col play puro e giocare col trequartista e poi giocare con la seconda punta, insomma, mi sembra troppo, nel senso che comunque siamo in Serie C, ragazzi, sappiamo che non si può fare questo grande gioco dalla grande qualità, nonostante Mister Bari abbia detto che vuole migliorare questo aspetto, lo si può fare, però io credo che se giochi col trequartista, se giochi col 10, se giochi con la qualità e col rifinitore, poi dietro c'è bisogno di chi ti faccia un po' la guerra. Nonostante questo, Mastalli ha qualità, ha tecnica, ha tiro, ha corsa, Salvatore Aloi la stessa cosa, Peppe Carriero la stessa cosa, abbiamo detto di Antonio Matera, attenzione perché non è un tra virgolette un grezzo, è un giocatore che sa giocare, sa trattare la palla, quindi io credo che a questo punto questo famoso play non serva più di tanto, perché se metti il play che davanti alla difesa ti fa solo girare la palla, un Di Paolo Antonio ad esempio, faccio l'esempio per far capire la tipologia di calciatore, e poi mi metti un De Francesco, vertice alto del rombo, ne hai solo due che fanno la guerra, diventa un po' difficile, invece in Serie C ne hai bisogno almeno di un altro se giochi col trequartista, questo è il mio modo di vedere, non so se siete d'accordo. Guarda pienamente, se giochi con il trequartista. Io dico che il play puro è bello guardarsi, sicuramente può cambiare una partita, però rallenta il gioco e può diventare un problema se malauguratamente dovessi perderlo per qualche match e poi devi reinventarti un pochettino lo scacchiere in campo. Poi può essere un'arma a doppio taglio. Assolutamente. Pellegrino, in conclusione volevo sapere da te quanto è bello rivedere la curva seppur dietro una rete. È sempre, sempre bello, sempre molto bello vedere i tifosi, lo abbiamo detto in telecronaca, i loro cori colorano la partita, la animano, danno quello stimolo in più, ti fanno sentire forse di meno la stanchezza, e quindi la tifoseria avellinese si è contraddistinta anche oggi, sobbarcandosi una trasferta sicuramente non proibitiva, ma impegnativa, e sono venuti a salutare i loro beniamini con i migliori auspici per la prossima stagione, sperando che la curva sud del Partenio Lombardi possa essere aperta, anche se non al 100%, il 70, l'80, il 60, quello che sia, poi deciderà il governo, ma speriamo di rivedere quei vessilli bianco-verdi in curva, perché ci è mancato tantissimo, è mancato quel qualcosina in più all'Avellino, ecco, è mancata la qualità, è mancata l'alternativa, è mancata anche la curva secondo me nei playoff, perché quel Partenio Lombardi contro il Padova sarebbe stato non una bolgia ma qualcosa di più. Dici bene Pellegrino, io ti voglio salutare e ti voglio ringraziare un po' per tutto il lavoro svolto e anche per il collegamento di questa sera, anche perché poi è iniziata la diretta con l'ultramento e adesso... Fatti portare qualche gadget da Roccaraso, che è una zona buona. Tanto andrò io lunedì, quindi allora, ti puoi armare da solo sotto il piano enogastronomico. C'è staffetta, come Tito e Mignanelli. C'è anche una staffetta enogastronomica, quindi in loco tra di voi. Sì, 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 non avremo tempo per il briefing perché non so se ci incroceremo, però faremo staffetta anche in questo senso. Voglio aggiungere, perdonatemi prima di lasciarvi, che domani mattina la squadra non dovrebbe allenarsi, quindi
non c'è il consueto allenamento in diretta, ci sarà sicuramente però il buongiorno ritiro, no? Ci collegheremo sulla nostra pagina Facebook per raccontarvi un po' le impressioni, per chiacchierare insieme ai nostri telespettatori come stiamo facendo tutte le mattine, anche in maniera divertente, oltre che costruttiva. Vi aggiorneremo sulle nostre pagine, su eventuali orari e tutto quello che ci sarà. Ovviamente alle 16.30 l'allenamento però si sosterrà il pomeriggio e saremo in diretta. Domani mattina, salvo clamorosi colpi di scena, mattinata libera per la squadra di Braglia. Perfetto Pellegrino, grazie mille. Poi ci aggiorniamo domani con le consuete dirette H24, come hai ben fatto a ricordare. Grazie ancora. Grazie ai nostri telespettatori, vi saluto, saluto il nostro caro amico e collega Gianluca Matucci. Buona serata. Buon lavoro a te Pellegrino, buon Guarda, lavoro Gianluca, a te. Mi ricollego con te perché secondo me è importante il fatto che abbia fatto visita oggi la curva. Uno, perché è un sacrificio, è vero che è estate, è vero che è, avviene durante la settimana. Sempre durante una settimana lavorativa. Non quindi... è comunque una passeggiata, esatto, arrivare su a Roccaraso. Arrivare lì. Per me è una scena importantissima, anche quella là che ho visto sui social network del confronto finale, mettiamolo così, dell'incoraggiamento che la curva è abituata a fare ai giocatori. Questo è anche segno di stima, di un clima favorevole, di tanta voglia. Poi staremo a vedere se la curva ritornerà, perché come ben diceva Pellegrino dipenderà dal governo, ma sappiamo anche bene che la curva ha sposato la politica, o tutti o nessuno, e questo va avanti dalla scorsa stagione. Noi ci auguriamo ovviamente che possano ritornare il prima possibile allo stadio. Ciò significa anche aver passato il peggio, voglio dire, il peggio sia passato. Che questo peggio passi veramente, sia sotto il piano ovviamente umano, sanitario, che sotto quello anche lavorativo, professionale, per tante categorie e per tante persone che hanno avuto non poche difficoltà nel periodo Covid e immediatamente post-Covid. Assolutamente, voglio concludere con te, il giocatore su cui punti di più quest'anno, almeno al momento, perché sappiamo che mancano ancora dei giocatori che dovranno arrivare, però al momento, secondo te, basandoci solo su difesa e centrocampo? Stavo dicendo Riccardo Maniero, tu mi dici difesa e centrocampo, vabbè guarda, io punto su Dossena. L'ho voluto tutelare. Io punto su Dossena. Ok, perfetto. E poi punto soprattutto sui tifosi, speriamo si possa tornare allo stadio in maniera più, come dire, compatta, con numeri completamente differenti rispetto a quelli della scorsa sciagurata stagione sotto l'aspetto Covid e tifo, e speriamo che sia un anno nuovo. Te l'ho detto in chiusura, almeno per quanto mi riguarda, le basi ci sono, si è partiti con un ritiro vero e proprio, con tanti elementi, la società sta puntellando questa squadra. Se c'è voglia di salire, si crea e si realizza una grande squadra, e questo è il compito ovviamente della società in primis, Salvatore Di Somma, e il tecnico in base alle proprie richieste ed esigenze. Una squadra che spezzi il campionato un po' come una Ternana, poi se si decide di puntare su un altro tipo di squadra potrebbe al tempo stesso venire fuori un quasi exploit, però dobbiamo aspettare e dobbiamo vedere prima il calciomercato, la chiusura del calciomercato. Poi se c'è bisogno di qualche altra cosa a gennaio, come è accaduto lo scorso anno ovviamente, e soprattutto vedere il cammino di questo Avellino e le altre sfidanti. Sarà interessante per voi andare a curiosare un po' in casa delle altre pretendenti ai quartieri alti di questa serie. Sì, assolutamente, questa qua, le somme diciamo si dovranno tirare negli ultimi giorni del calciomercato, anche se stiamo vedendo che il Catanzaro si sta rinforzando. Abbiamo fatto una chiacchierata piacevole dopo un amichevole. Che non fa testo. Assolutamente, ci sarebbero tanti aspetti a sottolineare, come anche la staffetta dei tre portieri, sinonimo che comunque l'allenatore si fida di tutti assolutamente, quanti, tantissimo, assolutamente. Li andremo a analizzare successivamente. Poi per quanto riguarda questo è un aspetto di Braglia che mi piace, quando lui adotta la staffetta non solo tra i portieri ma anche tra i calciatori, e quando più di una volta in questo anno in conferenza stampa post gara ma anche pre gara ha detto: io voglio che tutti siano lì pronti, carichi, perché possono giocare da un momento all'altro anche dall'inizio. Questo mi piace. Quanto è stato importante questo fatto la passata stagione con Forte sul piano psicologico? Importantissimo, che è intervenuto all'ultimo importantissimo sul piano psicologico, anche con altri calciatori. Comunque noi siamo in chiusura di questa puntata di Notte Ritiro, una versione un po' anticipata rispetto al solito, data l'amichevole tra Avellino e Napoli. Voglio ricordare a tutti che dopo di noi andrà in onda la differita della partita, la replica della partita tra Avellino e Napoli, quindi ribadiamo domani mattina appuntamento alle 8.30 sui social network con Pellegrini Marciano con Buongiorno Ritiro. L'allenamento domani mattina non si svolgerà, mattinata libera concessa al gruppo squadra da Mister Braglia. Il pomeriggio invece ci saremo in diretta da Roccaraso per gli allenamenti dell'US Avellino. Per questa sera è tutto, ci riaggiorniamo domani con i nostri programmi. Buona serata. Mastalli, attenzione all'Avellino, Mastalli, Mastalli!
1-0 Avellino, eccolo qua, Alessandro. La grappa deve stare stretto, palla di qua, quella nel inserimento della mezzala. E poi il cambio gioco verso Tito, con il petto, anche un po' con la spalla la mette giù, il cross in aria verso Bernardotto che non ci arriva, è bravo poi qui il 15 del Napoli, attenzione De Francesco, carica il destro, il professor De Francesco mette la firma al minuto numero 29, collo esterno micidiale, velenoso gol. Bello, bello, bello il destro di Alberto De Francesco, appena entrato tra l'altro dimostra subito di avere il piede caldo, nonostante un primo tempo che comunque l'ha visto protagonista di tanti tocchi, tanti movimenti ad elastico lì sulla tre quarti, in questo caso sta interpretando il ruolo di mezzala sinistra nel 3-5-2 ridisegnato da Mister Bravi in questo secondo tempo, un destro che ha fatto subito male al portiere partenopeo che prima invece ha sottolineato di essere reso protagonista di una... Bene ancora da De Francesco, salta Marranzino, va De Francesco, in palla il 10 dell'Avellino, sterzata sul destro, il cross morbido sul secondo palo, Antonio Messina lì dove non può arrivarci il portiere del Napoli, palla all'incrocio, colpo di testa. Questo programma è stato offerto da... Sport & Style presenta Saldi 2021. Troverai le migliori marche ad un prezzo imbattibile. Moda, sport, fitness, solo da Midas Sport & Style. Midas Sport & Style. Vieni a trovarci nei 4 megastore campani ad Avellino, Arzano, Pompei e Pozzuoli. www.midasport.it. L'Emporio del Caffè, dopo ogni avventura.